Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Come ha detto padre Giuseppe, io sono carmelitano scalzo, Silvio José Báez, nato in Nicaragua, ma adesso mi trovo negli Stati Uniti, nello stato di Florida. E qui sono le 9:20 del mattino. Ho vissuto in Italia tanti anni, a Roma, fino a avere la laurea, il dottorato, con una ricerca in sacra scrittura col tema Il silenzio nei libri ebraici della Bibbia. E, avrò come sottofondo questa mia ricerca sul silenzio nella Bibbia, e vi propongo per questo momento di riflessione, di ritiro, il silenzio alla luce della Bibbia, ma in Santa Teresa di Gesù. Ringrazio di cuore Padre Giuseppe Pozzovone e tutti voi per l'accoglienza, per l'invito. Per me è una grandissima gioia e un onore condividere con voi questa mattina o questo pomeriggio. Allora, inizio con una breve presentazione sul tema del silenzio, perché è un tema molto familiare nella nostra tradizione e anche centrale nel cammino della Quaresima che abbiamo appena iniziato. Il silenzio. Quando io ho studiato il silenzio nella Sacra Scrittura, la prima sorpresa che ho avuto è stata quella di scoprire che prima di me nessuno aveva studiato il silenzio nella Bibbia, a livello esegetico, teologico, critico. E forse la conclusione più sorprendente che ho tratto di questa ricerca è stato che la Bibbia non dice che il silenzio sia positivo, o almeno positivo e buono sempre. Parla tantissime volte del silenzio negativo, del silenzio che danneggia le relazioni umane, che fa male alla persona. Quindi il silenzio per la scrittura è ambiguo o polivalente, è la prima cosa. E non poteva essere diversamente, perché il Dio della scrittura, nostro Dio, è un Dio che parla e noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Non possiamo avere come ideale di vita il silenzio. Il Signore non ci ha creato per stare in silenzio. Lui stesso, per esempio attraverso il profeta Isaia, dice: non ci ho parlato nelle tenebre, non sono stato racchiuso nel silenzio, io vi ho parlato, il Dio che parla. E allora il silenzio e la parola sono come due poli della vita. Due dimensioni fondamentali. Guardini diceva che si completano con le e sono così importanti queste due dimensioni antropologiche che noi sono le due grandi possibilità del vivere quotidiano. E anche l'introduzione. Per cogliere il significato corretto del silenzio, è necessario non ridurlo alla semplice condizione di fenomeno linguistico. Cioè, il silenzio non è mera assenza di suono,
mi si identifica con il vuoto nella comunicazione. Senza il silenzio, non è un vuoto nella comunicazione. Il silenzio è un autentico canale di comunicazione. Nelle relazioni umane è un segno attraverso i quali entriamo in comunione, in comunicazione misteriosamente. E quindi il silenzio, così come la parola, richiede sempre un'analisi ermeneutica, cioè un'analisi di senso, un'interpretazione per poter cogliere in ogni caso il vero significato del silenzio. Non esiste un silenzio. E per questo è possibile catalogare diversi silenzi. In realtà il silenzio umano non è uno, sono diversi silenzi. Il silenzio può essere di accordo o di disaccordo, di rabbia o di calma, di compassione o di mancanza di affetto. Quante volte smettiamo di parlare con qualcuno perché il rapporto si è rotto, è finito e allora non ci parliamo più. Il silenzio può essere di adulazione o di complicità, può essere dispregiativo, tagliente o consolante, amichevole, può essere strumento di difesa. C'è chi non parla per non essere esposto con la sua parola o per paura. C'è chi non parla per offendere. Può indicare riservo, paura, rancore, accettazione, ammirazione, disprezzo. Quindi ci sono diversi silenzi. E questo mi sembra di una grande importanza per la nostra vita, perché il silenzio nella spiritualità del Carmelo occupa un posto centrale. Bisogna interpretare sempre il silenzio, sempre è decisivo domandarsi perché sono in silenzio, perché taccio adesso invece di parlare, o perché gli altri tacciono davanti a me. Perché siamo in silenzio? Non possiamo dare per scontato il significato del silenzio, perché può essere negativo e può essere un silenzio che danneggia le relazioni umane. Allora, è importante sempre trovare, capire il senso del silenzio. Al limite dell'esistenza umana, perfino, il silenzio arriva a coincidere con la morte, quando l'atto della parola non è più possibile, nella parola, nei pensieri, nelle relazioni con gli altri. Quindi la morte, molte volte nella scrittura, viene presentata con l'immagine del silenzio, entrare nel silenzio. Di fatto nell'Antico Testamento c'è una parola per dire il luogo dei morti, Duma, con la D, Duma, con la D di dedo, Duma, che vuol dire silenzio. Se il Signore non fosse con noi, abiteremmo nel Duma, la fine del Salmo 115. Quindi il Duma come il luogo della morte. Perché? Per gli ebrei, durante tanto tempo dopo la morte non c'era niente. E dunque il Duma era un silenzio in cui non era possibile né parlare né ascoltare Dio, ma non era possibile neanche parlare e ascoltare gli altri, un isolamento totale. Questo può spiegare perché Gesù guarisce il sordomuto, per esempio. Io sempre dico alla gente: se il silenzio fosse l'ideale della vita, il Signore non avesse guarito il sordomuto, si trovava nella situazione ideale, né ascoltava né parlava, il silenzio. E invece il Signore
lo fa uscire da quel mondo di solitudine. Ed è curioso che il testo si trova nel capitolo 7 di Marco e ci ricorda le parole che dice la gente davanti a questo miracolo. Tutto lo ha fatto bene, che è la stessa frase di Genesi 1. E Dio vide che era buono dopo ogni opera della creazione. È sì, un po' l'idea di Marco di presentare la guarigione del sordomuto come un atto di creazione. Non è un semplice miracolo, ma un uomo che esce dal luogo dei morti e adesso comincia a parlare e ad ascoltare. Parlare con Dio, ascoltare Dio e parlare con gli altri e ascoltare gli altri. Comincia a vivere da esseri umani. Noi siamo stati creati per le relazioni. Quindi volevo iniziare con questa premessa perché quando si parla del silenzio, uno si aspetta subito che si parli bene, si lode il silenzio, che venga celebrato come un valore assoluto. Dobbiamo stare attenti perché il silenzio è necessario, come vedremo. Però ci sono silenzi che fanno male. Ci sono silenzi di ipocrisia causati dalla paura o dall'omertà, dall'essere complici, e allora tacciamo. È un mondo molto complesso, quello del silenzio, tanto quanto quello della parola. Se io vi domando, il linguaggio, la parola, fa bene o fa male? Evidentemente la risposta è dipende. Dipende cosa diciamo, dipende cosa esprimiamo con la parola. Lo stesso col silenzio. Col silenzio si fa male o si fa bene? Dipende. Dipende il motivo, la motivazione del silenzio e il senso che io do al silenzio. È curioso, San Giovanni della Croce, mi sembra che in secondo libro della Salita, o capitolo 7 o 22, non mi ricordo adesso, dice che l'opera più grande di Gesù, più di tutti i miracoli che aveva fatto, l'ha fatto nel silenzio della croce. Ma quel silenzio della croce non è un silenzio di separazione, di distacco, di rancore, di odio. È la suprema espressione dell'amore. Gesù preferisce tacere ed entrare nel mondo del silenzio nella morte, purché non trattare nessuno da nemico e non condannare nessuno, ed entra nel silenzio, è il silenzio supremo dell'amore. Quindi un'esperienza molto complessa. Per finire questa brevissima introduzione sul tema del silenzio, con cui poi ci addentreremo prima in un testo biblico e poi con Santa Teresa, vorrei ricordare una cosa. Per Teresa di Gesù, curiosamente, come nella scrittura, il silenzio non ha valore in se stesso, ne costituisce l'ideale della vita personale o comunitaria. Voi sapete che per lei il principio costante che deve orientare la condotta fraterna, che deve essere alla radice della convivenza, è l'affabilità, la comunicazione fraterna. Ricordo questo testo di Santa Teresa, spesso dimenticato, di Cammino di Perfezione, capitolo 41, numero 7. Quanto più saranno sante, parla alle monache, quanto più saranno sante, tanto più dovranno essere, la traduzione italiana di Pauline dice, socievoli. Ma in spagnolo non è socievole, in spagnolo si usa la parola conversables, che viene di conversazione. Quanto più sante, tanto più dovranno essere aperte a conversare, cioè a parlare in modo amichevole.
essere in rapporto con gli altri, con le loro sorelle. Guardate come per la santa l'ideale della vita personale e comunitaria non è essere un uomo silenzioso, che non comunica niente di se stesso, che vive isolato nel proprio mondo, che non si rende conto degli altri, che per la santa l'ideale, Niente qua. quanto più sante, tanto più dovete essere aperte a conversare, a parlare in modo amichevole con gli altri. Questo è l'ideale, anche per la scrittura. Poi vedremo come il silenzio ci aiuterà a vivere in modo caritatevole, evangelico, questo rapporto di fraternità, ma il silenzio al servizio della parola, ma no come ideale della vita. Va bene, prima di entrare in Santa Teresa, vorrei fare una piccolissima lectio divina o lectio di un testo del Vangelo di Marco. È tratto dal capitolo 1 di Marco, lo abbiamo letto un paio di settimane fa, prima della Quaresima, e credo che la... Sì. Marco 1, dal 35 al 39. Curioso che questo piccolo brano si trova incorniciato, inquadrato tra due scene in cui Gesù è con molta gente. Dal versetto 29 al 33, Gesù si trova prima con la suocera di Pietro, poi al 32, venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Poi il 33 dice: tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molto, scacciò molti demoni. Gesù con la gente, Gesù parlando. Poi viene il testo a cui voglio fare riferimento, dal 35 al 38. Finisce quella giornata della guarigione dei malati, dice: al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò a un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. E allora viene la seconda scena con la gente. Gesù disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Guardate il verbo che si utilizza adesso, predicare. Per questo, infatti, sono venuto, dice la traduzione italiana, il verbo che si utilizza nel testo greco è uscito, per questo sono uscito. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Allora, la struttura di questo testo è una lezione. Gesù si trova al mattino presto, quando ancora era buio, in silenzio, in un luogo deserto, per pregare. Ma questa scena del silenzio di Gesù in preghiera è incorniciato, inquadrato da quelle due scene in cui Gesù è al contatto con tantissima gente, prima con i malati alla porta della città il giorno prima e il giorno dopo predicando per tutta la Galilea. Quindi il silenzio si trova in questi testi tra due scene di attività, di comunicazione, di atto della parola. E questo già è una lezione. Io sempre dico che questo testo insegna qualcosa che a volte noi non riusciamo a
a raggiungere, cioè sapere stare con la gente, sapere stare con Dio, l'armonia tra due queste relazioni, stare con gli altri, fratelli e confratelli, le sorelle, le consorelle, anche la gente nell'apostolato, ma sapere stare anche con Dio. Gesù si presenta come un uomo con una grande armonia perché sa dedicare tempo agli altri, ma sa dedicare anche tempo per Dio. Lui non separa le due relazioni, ma neanche le confonde. Allora, andiamo al testo che parla del silenzio, quello che ci interessa come introduzione, al versetto 35. Sicuramente voi sapete che il Vangelo di Marco è una preziosa catechesi per le prime comunità cristiane, per i catecumeni che si preparavano al battesimo, cioè è pensato come un manuale di catechesi per presentare l'essenziale della sequela di Gesù, del cammino cristiano. Allora, al versetto 25 troviamo un gruppo di parole che sono ricchissime a livello teologico e anche sono parole di grande importanza, per esempio, per il tempo della Quaresima. Al mattino presto, il testo greco utilizza il termine proi, che significa, appunto, come dice subito il testo, quando ancora era buio, di buon mattino, ma il sole non è uscito ancora. Cioè, Gesù inizia la preghiera nel buio. L'oscurità, non è ancora uscito il sole. Poi si ritira a un luogo deserto, appunto il testo parla di Eremos. Nel deserto, ieri abbiamo avuto opportunità di parlare nel deserto con il Vangelo della prima domenica di Quaresima, il deserto è un luogo dove non ci sono suoni, non ci sono voci. Non ci sono altre persone. È un luogo quasi vuoto. In tanti testi dell'Antico Testamento il deserto è simbolo della morte. Io credo che nel Nuovo Testamento il deserto più terribile di Gesù fu la croce. Ieri abbiamo visto il deserto all'inizio nel Vangelo di Marco, ma questo deserto rimane nella vita di Gesù fino al deserto della croce. Cioè il deserto è come la morte. Non si può vivere nel deserto. Non si deve andare al deserto perché il deserto è un luogo di morte. Il deserto è per attraversarlo, per passare attraverso questo luogo inospito. E la pregava. Allora, faccio vedere dei valori interessanti di questo vocabolario. Primo, la prima indicazione era di notte. Perché Marco dice che Gesù parlava di notte? Evidentemente la prima cosa deve essere perché vuole sottolineare che la preghiera non è un atto in più, non è un'attività come le altre della giornata. Accade prima di tutte, quando ancora non si è cominciato a agire, non si è cominciato a agire con l'attività giornaliera di tutti i giorni, Gesù prima di tutto prega di notte. Ma io credo che Marco vuole anche sottolineare che quando preghiamo sempre è notte, la notte della fede. La preghiera è sempre un'esperienza oscura. Dove ti nascondisti, amato? A dove ti nascondisti, amato? Di San Giovanni della Croce. La preghiera è la ricerca di un Dio che solo nella fede può essere trovato. Quindi,
Questo forma parte del silenzio di questi versetti, la notte della preghiera, quando ancora era buio, dice il testo. Poi viene il verbo uscire, exerchomai in greco, e il testo dell'Esodo. Evidentemente che Gesù per pregare doveva uscire dalla casa, però di nuovo il testo è una catechesi. Gesù esce per pregare. La preghiera è un esodo d'amore, un esodo amoroso, un esodo in cui l'orante esce di se stesso, esce da se stesso all'incontro con il Signore. Curiosamente, come ci insegneranno i nostri santi, questo uscire verso il Signore è un entrare verso di noi. Perché il Signore si trova nel profondo del nostro essere. Non è uscire verso il mondo, è un uscire verso il Signore che paradossalmente è un entrare nell'intimità del cuore, nel profondo dell'essere, però è un esodo. Suppone un movimento verso l'altro, è un esodo di amore la preghiera. Quindi quando la Santa parla di un trattare di amistà, un rapporto di amicizia con il Signore, evidentemente sta parlando di questo esodo di amore. Io esco di me stesso. Io vado alla preghiera non per cercare la mia volontà, non per godere quel momento in modo egoistico, ma per uscire, di me stesso alla ricerca della volontà del Signore, del volto del Signore, all'incontro della presenza del Signore, un esodo di amore è uscito. Poi si ritira in un luogo deserto, eremoso. E avevamo detto il deserto è silenzioso. Ed è importante che il testo di Marco parli del deserto perché nel deserto non ci sono voci che possano distrarre. Non ci sono suoni che possano chiamare l'attenzione. E questo è il silenzio proprio che deve accompagnare la preghiera. Vedremo come la Santa Madre lo raccomanda. Non è evidentemente solo silenzio di parole, perché io posso stare con la bocca chiusa durante la preghiera e il cuore e il pensiero può stare altrove e può stare lavorando arduamente. Quindi è un silenzio non solo di parole, ma è un silenzio anche interiore che è come un terreno disposto a cogliere una presenza e creare un ambito spirituale in cui non ci sia nessuna distrazione, o come ha detto il Papa nel messaggio della Quaresima, nessun idolo che possa occupare il luogo del Signore. Quindi il silenzio del deserto e quindi la pregava. Questo è il testo centrale di questa orazione di Gesù in Marco 1,35. Curiosamente viene il resto, ma Simone e gli altri, dice il testo, che erano con lui, si misero sulle sue tracce. Vanno a caccia di Gesù. Il verbo è molto forte in greco. Volevano prenderlo quasi per la forza. Lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli risponde: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Gesù dopo la preghiera sceglie la parola, non rimane in silenzio. E la lezione è molto chiara. Il silenzio della preghiera prepara la parola che Gesù dirà. Adesso andiamo perché predichi anche là. Possiamo supporre che nell'orazione Gesù ha ascoltato il Padre, ha adorato la sua presenza, ha accolto la sua volontà. E quando i discepoli dicono lui, tutti ti cercano, tutti vogliono che tu rimanga qui a Cafarnao,
Dice Gesù, no, andiamocene altrove. Guardate come la preghiera fa che Gesù sia capace di dire no. Crea una libertà interiore grandissima, una libertà interiore che è frutto dell'esperienza di Dio. Gesù ha cercato la volontà del Padre, ha ascoltato il Padre, nella preghiera e allora dice no, andiamo nei villaggi vicini perché predichi anche là. Una parola che esce dal silenzio contemplativo, adorante della preghiera. E curiosamente aggiunge questa frase Gesù, per questo infatti sono uscito. E allora dice uno, il lettore si domanda, e perché è uscito? Non era che usciva per pregare. Il verbo esser, come è utilizzato al versetto 35. Qui viene utilizzato il mismo verbo exerchomai, uscire. E dice Gesù, per questo sono uscito. Anche la traduzione italiana dice sono venuto. Per questo sono uscito. E allora la domanda, perché è uscito? È uscito per stare in silenzio a lungo, perché anche il verbo la pregava. È detto con un tempo verbale greco che indica una durata di tempo molto lunga. Allora, perché è uscito? Per stare a lungo pregando o per andare a predicare ai villaggi vicini? Tutte e due. Gesù è uscito per stare con Dio e per stare con la gente, per adorare il Padre nel silenzio a lungo, ma anche per servire, predicare, guarire, accompagnare, stare, avere rapporto con la gente anche a lungo, Oddio, perché no, 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 cosa ho il versetto scherzato? 39 dice... Devo parlare, non toccare niente. Scusi, Tocca a Monsignor me. Silvio, se può riattivare l'audio perché c'è stato un piccolo problema. Sì, Grazie. andare meglio, sto punto Sì. capire. Adesso si sente? Sì, perfettamente, grazie. Vabbè, ho riattivato l'audio. Ok, questa è una piccola lezione di questi versetti, di questo versetto 1.35, che fa riferimento al silenzio, anche se non appare la parola silenzio, il termine silenzio, evidentemente la notte, il deserto, la preghiera. Evidentemente parla di silenzio, però abbiamo visto come non è un silenzio ideale a se stesso, non, è in funzione di un altro valore più grande, Gesù che esce dal Padre, ecco, per stare con lui e per stare con gli altri. Va bene, allora. Dopo questa introduzione biblica, andiamo a Santa Teresa di Gesù. Cercherò di essere molto, molto breve perché il materiale è enorme. Avremo forse opportunità più avanti di riprenderlo. Allora. Abbiamo parlato di silenzi che non fanno bene, che creano distanze, rotture, che non aiutano, non favoriscono la convivenza, la comunione, l'amicizia, il rapporto fraterno. Tante volte è triste quando si va in un convento, in un monastero e ci sono due fratelli, due consorelle che non si parlano da mesi o da anni. È il silenzio ed è il silenzio del Duma, del luogo dei morti, perché è un rapporto morto e non parlare all'altro in questi casi e dirle per me tu non esisti più. Allora ci sono silenzi mortali, ma c'è il silenzio buono, cioè il silenzio che crea comunione, che fa bene, che aiuta al rapporto e fa bene anche alla persona.
Tra questi silenzi che chiamiamo buoni o positivi, evidentemente il primo luogo è il silenzio dell'ascolto. Quando io faccio silenzio per ascoltare Dio, oppure per ascoltare gli altri, che faccio io quando sto ascoltando? Entro nella morte. Io faccio entrare le mie parole nella morte. Entrano nel silenzio perché la parola altrui possa essere detta e ascoltata. Cioè, il silenzio evidentemente è un esquisito atto di accoglienza, ma è anche un'esperienza di morte. Per questo è così difficile ascoltare. Perché in certo modo chi ascolta entra nella morte perché possa vivere la parola dell'altro, anche la parola di Dio e la parola dei fratelli. Allora, questo sì, è un silenzio che ci avvicina alla morte, ma produce vita, come la croce. Il silenzio per ascoltare Dio. Io taccio perché possa essere detta la parola altrui. La parola dei fratelli. Allora, andiamo con Santa Teresa di Gesù, con questo silenzio positivo di cui abbiamo parlato. Allora, il silenzio e la preghiera. Sappiamo che per la Santa Madre il silenzio è necessario per la preghiera. Perché lei intende la preghiera come amicizia con Dio. La preghiera non è semplicemente leggere un libro, non è semplicemente condividere l'eco della parola in un gruppo, non è ascoltare sì, una melodia, una canzone per animare il tempo di preghiera. La radice, il nocciolo della preghiera per Santa Teresa è il rapporto di amicizia con Dio, l'incontro personale, intimo, amorevole con il Signore. E dunque il silenzio solitudine è l'ambito, è l'atmosfera in cui si realizza e si sviluppa questa relazione intima di fede e di amore con il Signore nella preghiera, come ha fatto Gesù a Cafarnao. Perché è importante la presenza dell'amico, soprattutto se intendiamo che la preghiera non è solo parlare, è anche ascoltare, è anche dialogare. Quindi il silenzio è anche vedere, come dirà la Santa Madre, vedere lui. Quindi il silenzio trova un posto di prima importanza nella preghiera. Come sappiamo, per Teresa la preghiera è, come dice lei, un rapporto di amicizia che richiede, come tutte le amicizie, un trovarsi frequentemente, da soli a soli. Questa è la traduzione italiana, in spagnolo è a solas. E a sola è sinonimo di essere con lui, che non ci sia nessuna voce, nessun suono, nessun idolo. Niente che possa disturbare, da soli a soli, non è solo una solitudine egoistica, ma è da solo con lui, in spagnolo, a solas con lui. È molto bello, come sapete, questa definizione di preghiera De Vita 8.5, trovarsi frequentemente da soli a soli, con chi sappiamo che ci ama. Il verbo sappiamo indica la convinzione di fede che deve accompagnare sempre la preghiera. Non è possibile la preghiera se in questo sappiamo. Che cosa sappiamo? Che lui ci ama. L'amore dell'amico. Nella lettera ai Romani,
capitolo 8, versetto 26-27, curiosamente quando San Paolo parla della preghiera, utilizza questi stessi verbi, al positivo e al negativo. Dice lui, sappiamo che lo Spirito viene in aiuto nostro. Questo è quello che sappiamo. Paolo dice, sappiamo che nella preghiera non siamo assolutamente con le nostre forze, sappiamo che lo Spirito viene in aiuto nostro, viene il nostro aiuto, questo lo sappiamo. È quello che dice la Santa, sappiamo che ci ama. Ma curiosamente San Paolo aggiunge quello che non sappiamo. Adesso, per non parlare così a braccia, adesso cerco il testo e appunto Romano 8:26, ho ancora buona memoria. Parlando della preghiera, allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Se lo Spirito non venisse nel nostro aiuto, sarebbe impossibile pregare. La preghiera come tale, quale rapporto con Dio, sarebbe impossibile se Dio non venisse prima, se Dio non ci chiamasse, se Dio non ci aiutassi. È un dono la preghiera, prima di un compito, nell'orario, nella vita. Lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Siamo deboli quando preghiamo, non soltanto deboli, siamo incapaci, ma sappiamo, dice Paolo, versetto Romani 8:26, questo verbo è importante, loro sapere. Che cosa sappiamo quando preghiamo? Sappiamo che non siamo da soli, che il Signore è con noi, che lo Spirito viene nel nostro aiuto, viene in aiuto alla nostra debolezza, questo sappiamo. Ma curiosamente, nello stesso versetto 26, Paolo aggiunge quello che non sappiamo. Non sappiamo, infatti, come pregare in modo conveniente. Io credo che nella preghiera sia sempre importante conservare l'esperienza di questo verbo sapere al positivo o al negativo, quello che sappiamo e quello che non sappiamo. Io so che Dio è con me, che Dio mi ama, che è Lui il primo che è venuto all'appuntamento e mi sostiene con il suo amore. Sappiamo che ci ama, dice la Santa, sappiamo che viene in aiuto della nostra debolezza. Ma non sappiamo pregare. Ed è importante iniziare la preghiera sempre con la profonda convinzione di non saper pregare. Non sappiamo pregare. Pregare è imparare a pregare continuamente. Saper pregare, imparare a pregare, non sappiamo. Non sappiamo come agire, non soltanto cosa chiedere. Non sappiamo cosa troveremo, cosa ci chiederà il Signore. Non sappiamo cosa accadrà. E questo non sapere è non soltanto a livello intellettuale, ma non sappiamo nel senso di non possiamo. La preghiera ha questa dimensione. Allora, è importante, avere in mente sempre questa doppia menzione del verbo sapere, perché c'è quello che sappiamo e quello che non sappiamo nel momento della preghiera. Santa Teresa, in seguito, parlando della preghiera, presenterà Gesù come il modello della preghiera. La preghiera cristiana non si fa in qualsiasi modo, è una preghiera
sul modello di quella di Gesù. A me piace moltissimo in vita, nel libro della vita, capitolo 11. Venendo dunque ora a parlare di quelli che cominciano ad essere servi dell'amore, già che altro non mi sembra il determinarsi a seguire per la via dell'orazione colui che tanto ci ha amato. Per la santa, la preghiera cristiana, l'orazione è seguire Gesù. Seguire il Gesù di Marco 1, che sa stare con la gente, sa stare con Dio. Il seguire per la via dell'orazione colui che tanto ci ha amati. Allora, quando lei parla della preghiera come rapporto di amicizia, dice la cosa più importante si trova alla fine, l'amore, la presenza, altrimenti non sarebbe possibile. Mentre che il modo da soli o a sola, come dice in spagnolo, indica l'ambiente di intimità, di immediatezza, di silenzio, per stabilire un clima di amicizia, di rapporto intimo, per far possibile il miracolo dell'ascolto del Signore. Ed è importante l'ambiente di silenzio esteriore, tante volte il silenzio personale di chiudere la bocca, ma anche il silenzio interiore. I pensieri egoistici, i sentimenti di indifferenza, l'autoreferenzialità, l'autodifesa, che sono discorsi che continuamente possono essere un ostacolo alla preghiera. Di qui il consiglio che dà la Santa Madre in vita 11.9 a chi si avvia alla vita di preghiera: abituarsi a stare in solitudine. Abituarsi a stare in solitudine. Vita 11.9. Torniamo alla preghiera di Gesù in Marco 1. Quindi, nel silenzio della solitudine, l'orante vive l'esperienza della vicinanza e l'intimità con Dio. E per questo dice la Santa Madre, in cammino 28.2. La persona che ora, l'orante, non ha bisogno di alzare la voce, ne ha bisogno di ali per andare a cercarlo, ma solo ritirarsi e guardarlo. E curiosamente in italiano hanno tradotto ritirarsi e ascoltarlo, ma il verbo in spagnolo è mirarlo. La traduzione italiana dice, ma solo di ritirarsi e sentirlo, ma non è sentirlo, è guardarlo, mirarlo in spagnolo. Ritirarsi e mirarlo, e questo è l'esodo di amore. Allora, il silenzio per la santa aiuta a questo incontro di amicizia che è il nocciolo della preghiera. Mi preme sottolineare quello che ho detto già diverse volte. Il punto di riferimento per la nostra preghiera è Gesù. Cammino 24:4. Sapete che Sua Maestà ci insegna a pregare essendo in solitudine, come faceva lui sempre quando pregava. Questo si trova in Cammino 24:4. Scusate, che credo che non ho copiato bene e correttamente il testo, e adesso lo cerco direttamente. Cammino 24:4. In primo luogo,
Voi sapete che Sua Maestà ci insegna a pregare in solitudine, come faceva sempre lui quando pregava. E non perché ne avesse bisogno, ma per servire di insegnamento a noi. Quindi questo ancora una volta si riporta all'immagine di Gesù di notte nel deserto in presenza del Padre. Quindi l'esperienza di Gesù è in silenzio e solitudine è per servire di insegnamento a noi. Sempre parlando sul silenzio nel carisma o nella spiritualità carmelitana, la Santa Madre ha sempre molta cura di non mettere il silenzio come ideale. Non è il silenzio quello importante, è la preghiera. Il silenzio è al servizio della preghiera. Per esempio, in Cammino di Perfezione, capitolo 4, versicolo 2, quando ancora sta presentando il suo ideale, di vita, carmelitana, in Cammino di Perfezione, quando inizia a delineare l'ideale di vita contemplativa del nuovo, suo nuovo Carmelo, fa esplicito riferimento al silenzio e anche ad altre pratiche ascetiche. Ma interessante, non solo come virtù presenti tradizionalmente nella tradizione del Carmelo, ma come atteggiamenti necessari per la vita di preghiera. Fa infatti riferimento, Camino 4.2, al digiuno, le discipline, e alla fine dice: è il silenzio che l'ordine comanda, aggiungendo subito: poiché già sapete bene che l'orazione, per essere vera, deve essere aiutata con queste pratiche. Dice la traduzione italiana, in spagnolo dice: deve essere aiutata con questo. Ma ancora una volta la preghiera al centro. Più avanti raccomanda alle lettrici di cammino il modello di vita eremitica, come comanda la regola, dice lei, rimanendo ognuna nella propria cella, ma commentando subito che in questo modo si osserva meglio il silenzio quando ognuna sta per conto proprio e si abitua alla solitudine, ottima disposizione per l'orazione. Cammino 4.9. Allora, il centro è la preghiera, non il silenzio, perché il silenzio, io dico, del silenzio non si sa mai, bisogna interpretarlo sempre. E per questo la Santa mette il silenzio al centro. Il silenzio e la solitudine sono un grande aiuto, all'esperienza orante, predispongono alla preghiera e creano l'ambiente, necessario. Una parola breve sulla clausura delle monache. Il monastero, come Santa Teresa lo immaginò, anche nei monasteri, nei conventi delle monache, il valore della solitudine e del silenzio, della clausura e delle celle, della cella della Carmelitana. Il valore non sta nel semplice vivere ritirata, ma nella possibilità che questo ambiente offre per vivere in modo assoluto e totalizzante l'amore. Teresa parla delle sue monache dicendo che sono coloro che vogliono godere in solitudine del suo sposo Cristo e di stare sempre con lui. Vita 36-29. Questo infatti è ciò a cui devono sempre aspirare, dice, star sole con lui solo. Ancora una volta è il rapporto con il Signore, al centro.
E per finire questo della preghiera, aggiungerei alcune riflessioni in più. Voi sapete che man mano che cresce l'esperienza orante, preghiera e silenzio sono sempre più inseparabili. La preghiera si va rendendo sempre più semplice, si va semplificando. E Dio va prendendo sempre più il protagonismo. Si va superando, come direbbe la Santa, gradualmente il rumore dell'intelletto e anche delle parole, vale a dire lo sforzo mentale per meditare e concentrarsi. E la preghiera si esprime sempre più, dice la Santa in Vita 15:7. Non con rumore di parole, ma con vivo desiderio di essere esauditi. Non con rumore di parole. Dio, dice la Santa in Cammino 29:6, non ama che ci rompiamo la testa a farli lunghi discorsi. In questo è molto evangelica, perché ricordate, Gesù nel discorso della montagna dice: non moltiplicatevi le parole. Non pensate che parlando, e se parlate di più, pregate di più. No. Anche la Santa in un testo di Cammino dice: nella preghiera la cosa non sta in tenere chiusa o aperta la bocca. Allora, Santa Teresa dice: non ama Dio che ci rompiamo la testa a farli lunghi discorsi. In spagnolo è: no es amigo de que nos quebremos la cabeza hablándole mucho. E anche per questo, quando la Santa si accinge a descrivere un modello di preghiera, nel famoso capitolo Camino 26, ci dice: ecco, siamo già nella presenza del Signore. Lei ha raccomandato l'introduzione, e alla fine cosa dobbiamo fare? Non vi chiedo ora di concentrare il vostro pensiero su di lui. Voi conoscete la famosa frase che si trova nelle quarte mansioni, anche in fondazione. La cosa importante non sta nel pensare, nel discorrere, ma nell'amare. Non vi chiedo ora di concentrare il vostro pensiero su di lui, né di fare molti ragionamenti, né profonde e sublime considerazioni con la vostra mente. Vi chiedo solo di guardarlo. La frase in spagnolo è molto conosciuta, molto bella. No os pido más de que le miréis. Non vi chiedo soltanto che uno sguardo. E questo è il silenzio pieno di presenza. Dobbiamo riempire e imparare a riempire il silenzio della presenza, anche con lo sguardo. La preghiera diventa quindi uno scambio di sguardi silenziosi, ma pieni di amore. Non è uno sguardo al vuoto, non è un semplice avere la mente in bianco. Stando soltanto lì con lui e facendo tacere l'intelletto. Questo è Vita 13:22. Se si può occupare l'intelletto nel considerare che egli ci guarda. La frase in spagnolo è molto bella. Mire che le mira. Cioè guardare che lui sta a guardarci. E il silenzio diventa sguardo, ma uno sguardo pieno di presenza e di amore. Siamo già al limite, soltanto dirò qualcosa in conclusione perché volevo parlare del silenzio di Santa Teresa nel rapporto con gli altri, quando è un silenzio che fa bene e quando è un silenzio buono, un silenzio che fa bene, che è positivo, quando è un silenzio cattivo, però, visto che non avremo tempo, e così lo lasciamo per la prossima volta. Avremo più tempo di sviluppare quest'altra dimensione, il silenzio nei rapporti degli altri.
Vorrei concludere questo del silenzio nella preghiera. Abbiamo detto che il silenzio è buono, e cioè sapiente, fa bene, crea relazione, umanizza, crea fraternità quando dispone all'ascolto. Hai un testo della Santa Madre, in Camino 25, vediamo se lo trovo. Che mi è venuto in mente adesso. Lei dice, pensate che nella preghiera lui è in silenzio, sta a tacere, in spagnolo è, pensáis que se está callando, cioè Dio non è silenzioso. Noi lo possiamo percepire silenzioso, a volte anche assente, ma ricordiamo bene quello che non abbiamo parlato di questo oggi perché non c'è tempo. Quella metafora biblica del silenzio di Dio non indica assenza del Signore, ma un altro modo di parlarci. Quando il Signore sembra tacere, in realtà sta parlando di un altro modo, e questo tacere divino richiede da noi affinare la capacità dell'ascolto spirituale e sviluppare ancora più profondamente la presenza e l'adorazione. Quindi la preghiera è anche ascolto. Dice la Santa, non pensate che lui è in silenzio, non sta a tacere quando preghiamo. Allora, il silenzio è buono soprattutto quando dispone all'ascolto e ciò avviene certamente nella preghiera. Questo è come conclusione, che non è primariamente un'attività umana. La preghiera è pura ricezione di Dio, è accoglienza di Dio e del suo donarsi verso di noi. Avevo detto prima che pregare è imparare a pregare. Imparare a pregare vuol dire venire alla preghiera a mani vuote, a ricevere, perché il grido di chi invoca o il canto esultante di chi loda nella preghiera esprimono l'aspetto rituale della preghiera. Quando diciamo la liturgia delle ore o quando cantiamo i salmi o quando diciamo la messa o quando diciamo la corona, il rosario. Questo è l'aspetto rituale della preghiera. Quello che il credente assume nella ardita presunzione di conoscere e raggiungere la persona divina. Ed è necessario, è un modo di incontrarsi con Dio. Ma, come abbiamo detto già, il nucleo autentico dell'orazione consiste nel silenzio di accoglienza, nel disporsi in modo silenzioso, senza immagini, senza risposte prefissate, senza parole, senza pretese, a ricevere ciò che Dio dice e a riceverlo come Egli lo dice, ricevere la sua presenza e ricevere quello che Lui vuole dirci. Tante volte con il suo silenzio. È questo che dà vita. Nella preghiera dobbiamo assumere il nostro presente a mani vuote, cioè vivere un'assoluta novità. Nessuna preghiera è la stessa. Un'assoluta novità.
la particolarità di un momento storico. Ogni volta che ci troviamo al cospetto di Gesù, nella presenza di Dio, in quel momento il passato è deposto in fede pura, come inutile bagaglio. Ciò che conta non è quello che abbiamo fatto prima, ma quello che potremo fare nel futuro, di buono, di fedeltà, di carità, di servizio. Quindi il passato viene deposto se non per aiutarci a rilanciare il futuro. Lasciamo l'iniziativa al Signore, libera e sorprendente, che Lui possa riempire il silenzio della attesa. E concludo con un testo che si trova nelle settime mansioni, versetto 3, nelle settime mansioni, capitolo 3, numero 11. Molto interessante. Nelle cime dell'esperienza mistiche, settime mansioni, la santa descrive l'azione di Dio con la metafora del silenzio. Dice: tutto ciò di cui si serve il Signore per arricchire e istruire qui l'anima avviene in tanta pace e in tale assoluto silenzio che mi fa pensare alla costruzione del Tempio di Salomone, dove non si doveva sentire alcun rumore. Nel capitolo 6 del primo libro dei Re, curiosamente si dice che quando si costruiva il Tempio di Salomone non si ascoltavano i martelli, i carri, i rumori, tutto era silenzioso. E se la santa, così immagino io la cima della preghiera, non si doveva sentire alcun rumore. Così in questo Tempio di Dio che è l'orante, in questa sua mansione, solo lui e l'anima gioiscono l'uno dell'altro in un profondissimo silenzio. Abbiamo praticamente arrivato a un'ora e devo dire che sono rimaste fuori alcune riflessioni, tutto il tema del silenzio nel rapporto con gli altri. Ma questo può servire come un antipasto per gli esercizi spirituali. E quando è bene tacere e quando è bene parlare nei rapporti con gli altri. Oggi ci abbiamo centrato sul rapporto con il Signore nella preghiera. Dunque, per ricordare un po' quello che abbiamo detto, prima cosa: il silenzio non è un ideale, perché può essere anche negativo e distruttivo e danneggiare il proprio cuore e le relazioni. Per questo ogni silenzio deve essere interpretato. Perché? Santa Teresa ci ha ricordato il suo ideale di vita comunitaria. Tanto più sante, tanto più conversabili, tanto più essere ca capaci di conversare, di avere relazioni amichevole nel parlare con gli altri. Poi ho fatto un'introduzione al silenzio dicendo quando è buono, quando è negativo, e poi abbiamo fatto una breve lezione di Marco 1, 35-39. Perché l'ho scelto questo testo? Perché in questo testo contempliamo un Gesù armonioso. Sa scegliere il silenzio, la solitudine, l'estare con Dio, ma sa scegliere anche l'andare altrove, predicare, guarire, toccare i malati, servire, andare per tutta la Galilea e i villaggi. L'azione è la dimensione più adorante e contemplativa della vita. In questo caso Gesù è un modello per noi e non possiamo dimenticare che per noi carmelitani è lui il modello.
E la santa lo ricorda tante volte, è lui il modello. Dobbiamo pregare come pregava lui. E abbiamo visto in questo testo diversi immagini che accompagnano la preghiera. La notte, l'esodo, il deserto. E poi abbiamo cominciato a parlare del silenzio nella preghiera in Santa Teresa. Come è necessario per un rapporto di amicizia, come lei concepisce la preghiera, come è necessario creare un ambiente di intimità. Non solo con il silenzio esteriore, ma soprattutto con il silenzio del cuore. Un silenzio, come abbiamo detto alla fine, un silenzio disposto a ricevere, un silenzio che si dispone a ad ascoltare e a ricevere quello che Dio dice. E riceverlo come Eli lo dice. E allora abbiamo parlato del rapporto di amicizia che Santa Teresa dice che esige un trovarsi frequentemente, ricordando il doppio uso che San Paolo fa del verbo sapere. Che sappiamo nella preghiera? Che Eli ci ama, che lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza, perché non possiamo, non sappiamo. Il non sappiamo, in realtà, dovremmo venire alla preghiera sempre con la consapevolezza di non sapere che ci dirà il Signore, che ci chiederà, che ci farà vedere, dove ci condurrà. L'ignoranza dell'orante è fondamentale. Perché senza questa ignoranza, non sapere, non è possibile il discernimento. Non è possibile quando Pietro e gli altri vengono, tutti ti cercano a dire no, io non rimango a Cafarnao, vado altrove. Questa capacità e questa libertà esce dalla preghiera quando abbiamo accolto Dio e la sua parola. Dunque sappiamo e non sappiamo. Quando preghiamo. Allora la Santa insiste tanto nel servizio che il silenzio fa alla preghiera. Dice l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è andare a cercarlo, ma come lo andiamo a cercarlo? Non alzando la voce. Non andare dall'altra parte del mare, dice con le ali per salire in cielo, no, cercarlo dentro di sé, guardarlo dentro di sé. E allora qui l'esodo amoroso di cui abbiamo parlato all'inizio diventa un entrare dentro di sé. Il punto di riferimento sempre Gesù come pregava per servire di insegnamento a noi. Abbiamo visto come tutte le pratiche, incluso ascetiche, in questo tempo della Quaresima, devono servire per imitare meglio Gesù. Per seguire meglio Gesù, soprattutto nel caso nostro, per seguire sulla via dell'orazione colui che tanto ci ha amato. Poi abbiamo parlato di come, man mano che la preghiera diventa più matura, più un'esperienza che define l'orante, Dio va prendendo sempre il protagonismo. E allora l'intelletto cede il posto all'amore e al silenzio di accoglienza, non con rumore di parole. E si c'è l'intelletto, dice la Santa, che serva per occuparlo nel considerare che egli ci guarda. Non spido mas de que le mireis.